Lavoro, rispetto, dignità! Elevati carichi di lavoro, doppi turni e straordinari che sono diventati ormai una costante da un lato e 150 operatori sociosanitari precari dall'altro nella ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti. Il senso questo sit-in è per cercare di dare risposte a questi lavoratori che da anni sono impegnati all'interno delle strutture pubbliche e che hanno sopperito delle carenze gravissime che si sono manifestate durante la pandemia. Oggi rischiano di non vedersi prorogati i contratti e di rimanere senza lavoro. Crediamo che sia doveroso riconoscere a loro i loro sacrifici e che l'assessore Verì mantenga la propria promessa pubblica di dare risposte a tutti i precari all'interno della sanità a partire da loro. La Regione attraverso l'assessore Verì e l'ASL 2 attraverso il direttore. Il direttore generale Schell hanno confermato la congruità del fabbisogno 2023 del relativo tetto di spesa. Le stabilizzazioni saranno possibili non appena si definirà il percorso giudiziale pendente presso il TAR dell'Aquila sul concorso per le restanti unità e poi ci sarà lo scorrimento della graduatoria. Il sistema sanitario è in grossissima difficoltà e abbiamo assolutamente bisogno del loro supporto. Il loro personale è già strutturato in azienda da diversi anni con una grande capacità professionale e del quale non possiamo permetterci di venirne meno. Gli operatori ribadiscono le problematiche che impattano sul personale in servizio, sulla qualità dell'assistenza, sulle liste di attesa e naturalmente sul territorio tutto. Riteniamo che la direzione strategica debba farsene carico unitamente alla Regione perché vanno date risposte a queste persone per dare risposte sia alla qualità dell'assistenza ma anche ai livelli occupazionali. Auspichiamo naturalmente, così come ci è stato detto dalla Verì, che nelle prossime settimane avremo un incontro specifico dove dalle parole vogliamo che avvengano i fatti per dare risposte concrete a queste persone.